Bendo, if I'm a Benjamin, I'm a good old on the Sadia. Sadia, Draila. Mokendo, if I'm a Benjamin, I'm a good. Allora, oggi è il giorno internazionale della poesia, è il giorno anche della musica antica, grazie al compleanno di Bach, ma è anche la giornata contro il razzismo. E per noi è l'occasione di venire non solo di recitare le nostre poesie, ovviamente nella poesia in lingua madre, poesie scritte nelle nostre lingue d'origine, ma anche di recitare poesie in italiano, di recitare anche, di ricordare anche le parole dei grandi poeti, ecco, della tradizione italiana, perché viviamo anche momenti molto difficili, ecco, in Italia, anche in Europa, ecco, quindi noi poeti, soprattutto i veri poeti, siamo lì anche per lanciare un messaggio di pace attraverso le parole. Per capirci, a pubblicare poesia è Mondadori oppure Einaudi, chiaro che si è indotti a pubblicare libri che così puntino comunque ad avere un'utenza non inferiore alle 1000-1500 copie, mentre per strutture più piccole, più agili, eccetera, ecco, lì alberga la sperimentazione, e allora si può anche immaginare una poesia di qualità, si intende, destinata alle librerie, no? Ecco, entro una tiratura inferiore, e di conseguenza questo rende economico il prodotto commerciale. Credo che sia un po' emarginata la poesia, perché non ha una conseguenza popolare. Per i paesi del terzo mondo soprattutto, secondo me, la poesia è un'arma fortissima contro la dittatura del suo paese, insomma. Sa, lo scrivere non è una cosa che è come quando qualcosa bussa per uscire, e questo è il scrivere, perché sono delle parole che bussano, vogliono uscire, e tu devi solo farle uscire. Per quanto dura sia la vita, resisti. Per quanto lungo sia il cammino, sforzati. Per quanto profonda sia la tua disillusione, riprenditi. Per quanto forte sia la spinta della fretta, calma. Per quanto senti la terra lontana quanto il cielo, coraggio.